Oggi proviamo la pasta di mollica di pane. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Eh sì, abbiamo creato questa pasta bellissima e facilissima per far giocare i nostri bimbi con la mollica di pane. Adesso proviamola insieme e creiamo degli stupendi mazzolini di rose da regalare a chi amiamo. Bene, allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la pasta di pane come performerà. Oggi faremo insieme dei mazzolini di fiori con la pasta di mollica. Se non avete visto il video della pasta di mollica, ve lo metto qui, da qualche parte dove c'è la I, in uno dei due angoli, dove c'è la I nelle schede informative, perché vi faccio vedere come creare questa splendida pasta modellabile con veramente ingredienti semplicissimi. Allora, prendo la mia pasta modellabile, che nel mio caso è pasta di mollica, ma voi potete farlo con qualunque pasta modellabile desideriate, e stendo un salamino. Così, quindi deve essere di circa 5 centimetri il nostro tubettino. Quindi lo prendo e schiaccio ben bene, soprattutto l'estremità. Così, deve venire piatta e un po' ondulata. Comincio ad arrotolarlo su se stesso. Così. Quando penso che sia sufficiente, taglio e quindi stringo sul fondo l'estremità, creando una splendida rosellina, e l'adagio. Faccio così anche con il secondo tubetto. Se sento la pasta troppo asciutta, bagno leggermente le dita e la lavoro con le dita umide. Quindi arrotolo. È arrivata alla fine, voilà, apro il mio bel fiorellino e lo adagio proprio accanto al precedente, facendoli incrociare l'uno sull'altro. Quindi faccio il mio terzo tubetto. Come vi dicevo, se la pasta è troppo asciutta, bagnatevi leggermente le dita. Schiacciati i tubettini, soprattutto l'estremità. E arrotolate su se stessa la pasta così modellata. Quindi schiacciate sul fondo e fate venire fuori il bocciolo. Creiamo così un grappolino di rose, un mazzolino di rose. Mi raccomando, se sentite la pasta asciutta, aiutatela con un po' d'acqua, perché il lavoro è piccolo, quindi tenderebbe troppo a spezzarsi. Voilà, una volta schiacciata, arrotoliamo e poggiamo la rosellina. Quando siete soddisfatti della grandezza della vostra rosa, spezzate anche voi il cilindretto. Non c'è bisogno che lo arrotoliate tutto se ve ne serve meno. Nella pasta modellabile verde faccio qualche fogliolina. La faccio con uno stampo a estrazione, quello per i dolci, che ha le foglioline dell'edera. Voi direte: ma che c'entra l'edera con le rose? Assolutamente nulla, ma da una foglia di edera, con un po' di fantasia, si riescono a tirar fuori 3 foglie di rosa. E allora uno, e le infilo qui, mi aiuto con l'acqua per appiccicarle. Una volta fatte tutte le foglioline che volevo far venire fuori dal mio mazzolino, prendo
la pasta, se è secca, se è un po' asciutta, mettiamo ovviamente un goccino d'acqua. Apriamo come se fosse con le mani umide. Schiaccio molto bene, anche con un po' d'acqua per farlo venire più liscia, la parte finale. Appoggio le mie roselline e chiudo così. Creiamo un mini salamino, cordoncino, diciamo così, un cordoncino. Facciamolo passare. Due volte attorno al nostro mazzolino e facciamogli anche un bel fiocchetto. Mi pare il minimo. Quindi anche qui cordoncino, se si asciuga la pasta, bagniamola leggermente con le dita. E il nostro mazzolino in pasta di mollica di pane è pronto per essere regalato alla nostra mammina o alla nostra amica del cuore o a diventare una calamita per il frigorifero. Fatela asciugare completamente. Se sbiadisce troppo, vuol dire che avete messo poco colore acrilico nell'impasto, allora ripassate lì un po' di colore dove preferite. Se volete dare una sorta di antitarlo homemade, perché gli antitarlo, ragazzi, sono un qualcosa di ancora peggio di quello che vi sto suggerendo, spruzzate un po' di insetticida e fate asciugare all'aria aperta completamente. Naturalmente queste operazioni sono da fare all'aria aperta, quindi senza manipolarlo troppo, verniciatelo con una normalissima vernice per finitura all'acqua, che può essere un flatting, una vernice spray per acrilico. Fate asciugare e il vostro mazzolino durerà per sempre, speriamo. E allora, lasciate un bel pollice in su, tante roselline colorate con la pasta di mollica e io vi lascio alle foto e ci rivediamo subito dopo. Ciao! Visto che carini e visto che è semplice fare questa pasta, e allora io sono legata a questo tipo di pasta modellabile da un ricordo personale perché questa me la insegnò la mia mamma. La mamma faceva sempre questi mazzolini che piacevano a tutte le amiche e li volevano regalati, però li faceva nello stadio rudimentale della mollica, semplicemente impastata con un po' d'acqua. Io ho aggiunto gli altri ingredienti per renderla più stabile e voilà, guardate che meraviglia, questi mazzolini che diventano appunto dei bellissimi cadeau. Sono carinissimi, pensavo anche come bomboniere low cost per la prima comunione, per una bimba, magari fatti in bianco, facendo delle calle. Io sono legata a questo tipo di creazioni, come vi dicevo, da un fattore affettivo. Infatti, questo video lo dedico alla mia mamma che mi ha dato proprio l'idea per realizzarlo. Bene, se questo video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, una condivisione. Naturalmente, aspettatemi sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!